Ministro però dell'Interno, aspetti un secondo, no, dottor. aspetti un attimo lei. Ha detto che se ne dovevano rimandare a casa una quantità, l'ha detto il Ministro dell'Interno, quindi non è che lo dico io, se ne dovevano rimandare a casa una quantità notevole e invece se ne sono rimandati pochissimi. Ora il numero mi sfugge. Cioè, chi deve farlo questo? Solo, il governo? È il governo che fa gli accordi bilaterali con i paesi per effettuare gli impatri? È il governo che ha deciso di chiudere al tempo con Alfano il PD compiacenti? Per esempio la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Serracchiani, che ha fatto la battaglia per chiudere i centri di identificazione ed espulsione. A cosa servivano? Per non permettere a queste persone presenti illegalmente sul territorio di circolare liberamente e poi di rendersi irrintracciabile. È una scelta politica questa, è chiaro che le cose non sono facili, però se la direzione è quella di aprire le porte, permettere che chiunque entri e chiunque venga accolto, di bloccare i rimpatri, è ovvio che le conseguenze sono queste e che c'è un'esasperazione da parte della popolazione di questo paese. Torniamo in piazza e poi sentiamo l'onorevole Morani.